E ben ritrovato al direttore Vittorio Feltri. Buonasera direttore, che estate hai passato? Buonasera, un saluto a tutti. È stata un'estate non freschissima, ma come sempre piuttosto calda. Non sono caduto nella trappola di quelli che sostengono che il clima è cambiato, anche perché sono andato a vedere i dati e nel 2000, dal 2000 a oggi addirittura la temperatura è diminuita dello 0,2. Pertanto, quante balle che abbiamo letto sui giornali e abbiamo sentito in televisione. Il clima cambia sempre, ma in questo caso non è cambiato in peggio, ma in meglio. È salita invece la temperatura politica, si avvicinano le elezioni e una cosa che abbiamo notato anche nell'altra parte di trasmissione, che ormai parlano tutti allo stesso modo per quanto riguarda gli immigrati. Dicono tutti aiutiamoli a casa loro. Cos'è la fiera dell'ipocrisia? Cos'è sta storia qua? Beh, è una frase fatta, è uno slogan cretino, perché aiutarli a casa loro come? Quando tu mandi dei quattrini in Africa, finiscono nelle tasche dei soliti dittatorelli, che poi i quattrini li mandano in Svizzera e quindi alla gente non finisce neanche un euro. Mi sembra velleitario, ingenuo pensare di aiutare a casa loro chi non ha coloro che non hanno la cultura del lavoro. E in Africa la cultura del lavoro ce l'hanno i cinesi, che sono immigrati, ma non certo gli africani. Però il PD, forse per blandire l'elettorato, dice proprio questo, basta sbarchi, proprio loro parlano. Sì, hanno favorito l'immigrazione incontrollata per anni e adesso si rendono conto di aver commesso degli errori, però all'interno del PD continuano le liti perché non tutti sono d'accordo su questa nuova linea inaugurata da Minniti. Io penso che Minniti abbia ragione. Pare addirittura che siano calati gli arrivi, ma io non mi fido perché quando non ci si mette di buona lena, problemi enormi come questo non si possono risolvere. Quindi ce la stanno raccontando per fregarci per le elezioni. Tra l'altro arriva, questo insomma si può intuire, arriva anche questo bonus per le famiglie più povere. È una presa per i fondelli, ne beneficeranno davvero i poveri, bastano questi soldi, è una trovata elettorale. Che ne pensi? Reddito di inclusione, mi sembra che l'abbiano chiamato. Sì, è una trovata elettorale per ingraziarsi la base del Partito Democratico, per dare un segnale, diciamo, che possa convincere coloro che non hanno voglia di andare a votare ad andarci, grazie appunto a questo provvedimento che però non risolverà assolutamente nulla. Il reddito di inclusione è una fesseria gigantesca perché quando poi i soldi vanno a finire ai giovani che non hanno un lavoro, succede che i giovani il lavoro che non hanno non lo cercheranno mai, perché riscuotendo quella cifra, sia pur miserrima da un punto di vista, diciamo, oggettivo, è chiaro che questi quattrini basteranno per preferire stare a casa a bighellonare piuttosto che andare a lavorare, magari a fare un lavoro di quelli che, come si dice, nessuno vuole fare. Purtroppo è così. Non si può incentivare la gente a lavorare dandogli dei soldi che la inducono a non fare niente. Insomma, mi sembra assurdo e comunque vaglielo a spiegare a questi signori demagoghi che pensano di risolvere le questioni sempre attingendo alle nostre tasche, perché di questo si tratta. Quando si danno dei soldi da qualche parte bisogna prenderli e lo Stato li prende dai cittadini attraverso il fisco, quindi nuove tasse sempre più pesanti che frenano la crescita
crescita economica non la favoriscano di sicuro e soprattutto l'occupazione non trova nessun vantaggio. Cioè pagano i soliti coglioni, sarebbe la traduzione, a parte che Feltri non ha bisogno di traduzioni, pagheranno i soliti coglioni che dichiarano tutto. Sì, sì. Benissimo. Esattamente come dici tu, noi siamo dei coglioni impotenti, non possiamo difenderci da questo tipo di ladri che agiscono legalmente, sono dei ladri che hanno anche l'impunità garantita. Senti Vittorio, a proposito di parlare chiaro, hai fatto una delle solite prime pagine per cui Libero è tanto apprezzato da un certo pubblico, che riguarda, ed è proprio la prima pagina di oggi, grazie alla regia che me l'ha mandata in onda prontamente, la bimba trentina di 4 anni morta di malaria. E tu hai titolato "Dopo la miseria portano malattie". È un titolo bello pesante che ha sollevato già molte polemiche, quello di oggi. E come mai hai fatto questo titolo? In base a che cosa? Come nasce questo titolo? Io queste frasi le ho sentite, le ho sentite ieri al bar, però trovarmelo sul Libero, come ti esce questo titolo? Certo. Ma questo titolo nasce dall'osservazione della realtà. Tanto per cominciare, noi già la scorsa settimana abbiamo pubblicato un titolo dove si dice che in Lombardia, ma anche in tutta Italia del resto, la TBC è raddoppiata, cioè i casi di TBC si sono raddoppiati in un anno, quindi vuol dire che la TBC non piove dal cielo, no? Qualcuno l'ha portata, noi l'avevamo sconfitta, adesso con l'arrivo sconsiderato di migliaia e migliaia di africani, ecco che la TBC è tornata a fiorire nel nostro paese e non ne sentivamo il bisogno. Adesso arriva pure la malaria, perché sappiamo che quei due poveri bambini, che poi però sono guariti, per cui non sono più tanto poveri, che sono stati ricoverati, avevano la malaria, ma curati opportunamente sono guariti, mentre l'altra bambina, quella morta, non è stata fatta una diagnosi tempestiva, per cui poveraccia è morta, e questo però è sempre dovuto al fenomeno dell'immigrazione. Chi non capisce questo o è in malafede o è cretino o entrambe le cose. Però parlano di titolo razzista, di titolo ignorante, molti si stracciano le vesti di fronte a questo titolo. Tu cosa rispondi? Ammesso che tu voglia rispondere, perché rispondo che l'ignoranza... rispondi solo al lettore, secondo no, me. Però. Cioè, faccio una considerazione. Esattamente, chi accusa questo titolo di ignoranza è proprio lui ignorante, non capisce neanche quello che è sotto gli occhi di tutti, quindi non solo è ignorante ma anche cieco, mentre invece noi abbiamo la accortezza di analizzare i fatti e di interpretarli in modo corretto. Se poi la solita ipocrisia invece deve coprire la realtà, io a questo gioco non ci sto. Ecco, tra l'altro sai che c'è una figura, non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto negli ultimi anni, c'è una figura in Italia che anziché dirigere i lavori della Camera, magari fa anche quello, fa da pubblico censore, che è la Presidente Boldrini, non perde l'occasione per indignarsi anche nei confronti di quei poveretti che scrivono quattro cose sui social, qualcuno esagera ovviamente, ma qualcuno dice un pensiero. Che ne pensi di questa evoluzione che ha subito la Presidenza della Camera? No, ma della Presidente della Camera abbiamo discusso mille volte, io non sono d'accordo con lei 99 volte su 100, però una volta su 100 sono d'accordo, per esempio quando sostiene che è ora di finirla di usare i social come se fossero fionde, tirasassi, insomma, insulti, parolacce, non ragionamenti, non critiche, semplicemente è una sorta di
di linciaggio a cui chiunque non stia col pensiero unico subisce. No? Questo non riguarda solo la Boldrini, ma la Boldrini, che essendo, diciamo, la Presidente della Camera, è molto esposta e viene insultata anziché criticata. Questo io lo trovo profondamente sbagliato. Dopodiché, sulla linea politica della Boldrini invece possiamo discutere e anche litigare. Io non sono mai d'accordo con lei. Va bene. Senti, in riferimento al processo sulla Lega Nord, insomma, che deve restituire dei soldi, 49 milioni, tu hai insinuato la teoria del complotto, insomma, hai fatto capire che c'è un complotto per far fuori la Lega. Appunto, non ci sono più soldi in Lega, processi e cose. Che idea hai su questo tema? Vogliono davvero far fuori la Lega di Salvini? Guarda, io non penso neanche che sia un complotto, perché tutto sta avvenendo alla luce del sole, cioè intanto Bossi e la Lega hanno subito una condanna che non meritavano, anche perché i quattrini del finanziamento pubblico ai partiti, una volta finiti nelle casseforti dei partiti, diventano dei partiti, i quali poi li spendono come vogliono. Non riesco a capire dove sia il problema. Si tratta di un soggetto privato che dei propri soldi ottenuti sia pure dallo Stato fa quello che crede giusto di dover fare. Già partiamo male col piede sinistro. Se poi teniamo conto che ogni volta che c'è un partito che disturba il manovratore, questo partito ha subito a che fare con la giustizia, che interviene in modo esagerato, sproporzionato e direi anche con una punta di sadismo, ecco che non pensi a un complotto, ma vedi che le cose stanno così, cioè la Lega, che è cresciuta tantissimo, è andata oltre il 15%, tra poco ci saranno le elezioni, se la tolgono dai coglioni con una manovra giudiziaria è evidente che agevano gli altri partiti, soprattutto il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Adesso c'è Pontida, il tradizionale raduno di Pontida, arriveranno da tutta Italia e forse arriverà anche un nuovo nome per la Lega Nord. Tu come vedi le mosse annunciate, insomma, che sembrano peraltro concrete di Salvini, cioè cambiare nome, via il Nord, eccetera? Ma io trovo sbagliato togliere Nord dal simbolo della Lega, perché è un elemento tradizionale che dalla nascita del movimento fino ad oggi è stato, diciamo così, una specie di bandiera, tanto per parlare chiaro. E cambiare le bandiere non è mai molto bello, perché le bandiere sono simboliche e la gente si identifica con i simboli. E quindi prima di cambiare, è un po' come quando i giornali cambiano il logo, no? Devono stare attenti, perché il pubblico si affeziona, è abitudinario, e se tu gli cambi le carte sotto il naso non è mai molto contento. E non solo, ma anche questa idea di andare a prendere dei voti al sud mi sembra un po' velleitaria, e spiego perché. La Lega per 30 anni non ha fatto altro che insultare i meridionali, e adesso vai a chiedere il voto a quelli che hai insultato per tre decenni. Mi sembra veramente un po' sbagliato, ecco. Poi non credo che otterrà molti voti al sud. Vedremo. Intanto un appuntamento col voto concreto c'è ad ottobre, con il referendum, lo ricordiamo, sia in Veneto sia in Lombardia, il 22 ottobre se non mi sbaglio, e il tuo resta l'unico giornale che ogni giorno affronta il tema dell'autonomia di Veneto e Lombardia, tra l'altro con anche un certo riscontro da parte dei lettori che intervengono, partecipano. Perché non si parla di questo referendum e lo si lascia così andare?
Perché c'è un timore, specialmente nel centro Italia e nel sud Italia, che sia un primo passo, quello del referendum per l'autonomia, verso la secessione. Ed è un'idea sbagliatissima, perché in Italia esistono già 5 regioni a statuto speciale che non hanno mai minacciato l'unità d'Italia. Non si capisce perché, se diventano autonome la Lombardia e il Veneto, ci debba essere una disgregazione. È un'idea veramente sbagliatissima, che viene cavalcata per un vantaggio di tipo politico, perché non ha nessun riscontro nella realtà quello che vanno dicendo i nemici dell'autonomia, e cioè che la Lombardia e il Veneto se ne vanno. Ma dove vanno? Rimangono lì dove sono, semplicemente chiedono di amministrare i propri soldi come vogliono, e quando si tratta di aiutare il sud, noi lombardi e i veneti continueranno a finanziare dei progetti, ma non manderemo dei soldi a pioggia nel sud, come è sempre stato fatto, e quei soldi poi finivano nelle tasche della mafia. Assolutamente no, bisogna finanziare dei progetti senza passare da Roma, perché se tu accetti la mediazione di Roma i soldi finiscono nelle tasche della politica, si disperdono e non vanno mai a destinazione. Questo lo sappiamo, è noto. Va bene, questa roba che tu hai detto significa essere leghista, significa essere, che cosa significa essere? Perché mi sembri molto vicino alla Lega, secondo me la voti anche, se ti capita di andare a votare. Sì, ma non è questo il problema, non è un problema votare Lega o non votare Lega quando si parla di autonomia. L'autonomia non è né di destra né di sinistra, è un modo corretto di amministrare il territorio, perché come può Roma amministrare Milano? Milano è evoluta, una città europea di altissimo livello, è competitiva, la Lombardia anche, il Veneto pure, ma la Lombardia e il Veneto l'hanno fatta i lombardi e i veneti, mentre Roma non è in grado di neanche di conoscere le nostre esigenze e i nostri problemi. Quindi vogliamo amministrarci come desideriamo, secondo le nostre necessità. Mi sembra questo il punto. Ma persino Gori, che è il sindaco di Bergamo, sì, ed è del Partito Democratico, anche lui è favorevole all'autonomia della Lombardia, lo ha detto e lo ha ribadito. Quindi vuol dire che non c'entra destra e sinistra, qui si tratta di applicare un criterio di buonsenso. Il buonsenso è buona amministrazione. Ma Gori si vuol candidare a governatore della Lombardia per il Partito Democratico perché è pesante, si è accorto che è pesante governare una città importante come Bergamo, o perché pensa davvero di vincere, secondo te? Ma sai, io credo che il Partito Democratico voglia vincere dappertutto, che poi ci riesca, questo è un altro paio di maniche. È ovvio che Gori ha fatto bene il sindaco di Bergamo, però la sua ambizione è quella di diciamo finire sotto riflettori più grandi, e se dovesse riuscire a governare la Lombardia penso che sarebbe felicissimo e potrebbe affacciarsi alla ribalta nazionale. Certo che far fuori Maroni sarà un'operazione complicata, perché Maroni avrà tanti difetti, ma ha dimostrato di essere piuttosto bravo e di sapere come ci si deve muovere in politica e soprattutto nell'amministrazione. Quindi sarà una battaglia all'ultimo sangue. Ma personalmente quale ti piace di più dei due? Ma io sono, diciamo, amico di Maroni, ho sempre apprezzato il suo lavoro e quindi non avrei dubbi sulla scelta, ma è una scelta, diciamo così, che prescinde un po' dall'appartenenza politica, perché io poi non ho una maglietta particolare addosso, io ho sempre votato a seconda della convenienza del momento. No, chiaro, ma non ne faccio una questione ideologica. Ma mi diverto io a fare queste domande, dimmi. Perché? Perché fra un po', per chi fa il mio lavoro, il nostro lavoro, scatta una legge che è quella
sulla par condicio fra poco, non adesso, subito, e ci impedisce anche di dare giudizi, opinioni personali, questa roba qua. Allora mi diverto a chiedertelo adesso, così poi almeno lo sappiamo, capisci? Certo, hai ragione. Perché tu non puoi usare le parole, io non posso dire questo è più bello dell'altro, non possiamo far niente, allora facciamolo quando ce lo consentono. Senti, un attimino di pubblicità, poi ci ritroviamo per l'ultima parte. Però potremmo mandarli a fare... Sì. Dillo, no. Okay. No, dilla la frase perché mi piaceva la parte creativa. È vero che non possiamo naturalmente usare le parole per parlare di politica, ma possiamo usarle per mandarli tutti a fanculo. Oh, questo è Feltri che mi piace. Vai, pubblicità e a tra poco. Rieccoci con il direttore di Libero, Vittorio Feltri. Allora, Vittorio, una delle notizie di questi giorni è che anche il Papa ha confessato di essersi fatto aiutare da uno strizzacervelli, uno psicologo, come cavolo si chiamano, e da una visione umana anche del personaggio. Sì. A te è mai capitato di aver bisogno di questo tipo di figure? Che rapporto hai con queste figure? Ma io non credo negli psicologi, mi dispiace dirlo, ma penso che complichino eventuali problemi psicologici e psichici. Credo invece nella psichiatria e nelle cure farmacologiche, perché quando uno soffre, per esempio, di depressione, è inutile che vada in giro a fare delle chiacchiere con gli strizzacervelli, deve prendere dei farmaci, e questi farmaci li possono somministrare solamente gli psichiatri, perché quando uno va in depressione è perché gli manca un certo tipo di anticorpi. Se si riesce a ricreare la giusta dose di anticorpi, passa anche la depressione, che poi è una malattia che può ritornare, non è che si guarisce definitivamente. È una malattia come le altre, è come quando hai il mal di fegato, devi curare il fegato, e se hai la depressione devi curare il cervello, non perché la depressione sia sinonimo di scemenza, ma semplicemente ti mancano delle sostanze che ti impediscono di vivere senza pensare all'inutilità della vita. Ti dirò di più, il depresso di solito è più lucido di uno che non lo è. Mi sa che a me, sai, mi sa che che hai centrato. Senti, una bella cura gliel'hanno fatta al PIL, che è in aumento. Sti dati qua ti convincono? L'Italia che va meglio, l'economia che cresce, non galoppa ma cresce e poi finirà per galoppare, o dopo le elezioni ci ritroveremo tutti nella M come lo siamo sempre stati negli ultimi anni? Ma certo, guarda, questi sono tutti dati provvisori che possono aiutare un po' l'ottimismo, però io voglio vedere alla conclusione dell'anno come saranno andate le cose. Non mi sembra che tutto il paese cresca in modo omogeneo, diciamo che al nord la situazione è rosea, insomma, comunque è buona, mentre nel resto d'Italia si rimane sempre al palo. Anche perché una cosa che pochi hanno capito è che per crescere bisogna lavorare, mentre non fa un cazzo più nessuno, questa è la verità. Tanto è vero, che persino a Milano, all'università statale, si sono raddoppiate le richieste di iscrizioni a lettere, materie umanistiche. Ora tu dimmi come fa un ragazzo di 20 anni a iscriversi a lettere nella consapevolezza che quando sarà laureato in lettere dovrà andare a fare il pizzaiolo, perché non esistono posti di lavoro per i laureati in lettere, mentre c'è una ricerca spasmodica addirittura di personale tecnico. Solamente 2 o 3 giorni fa l'associazione artistica Gianni ha emanato un comunicato in cui spiega che c'è bisogno di 114.000 giovani ingegneri
tecnici, cioè gente specializzata che faccia dei lavori concreti. Ecco, non si trovano queste 114.000 persone. Quindi c'è anche da parte degli italiani, soprattutto dei nostri giovani, un atteggiamento idiota che li spinge a fare degli studi che non servono a niente. Io ne ho un paio anche in casa di questi imbecilli che fanno materie tipo scienza della comunicazione, queste minchiate, e poi non avranno un lavoro, non ce l'avranno. Io glielo ho detto in tutte le maniere, ma questi qui vogliono fare scienza della comunicazione, non hanno mai letto neanche un quotidiano, ti rendi conto che imbecilli sono? Mi rendo conto, sì, ma la perdi la battaglia in casa con questi che vogliono iscriversi a queste facoltà? Certo, no, ma si sono già iscritti, si stanno anche laureando, cioè cose dall'altro mondo. Sono lauree che poi appendi nel cesso e lì le lasci perché non servono ad altro. Senti, parliamo di questo fenomeno terribile degli stupri con episodi che non stiamo neanche a dire. Uno che mi colpisce particolarmente, di quello di Rimini ovviamente parlano tutti, mi colpisce anche il fatto che una vecchietta, perché una a 80 e passa anni è vecchietta, che alle 9:30 del mattino sta al Parco Nord, venga stuprata, pare da uno straniero, insomma, che venga stuprata al parco una vecchietta di 80 e passa anni. Ma che parole usare di fronte a episodi così? Vabbè, siamo tutti indignati, però occorre ricordare che gli stupri non è che sono stati inventati negli ultimi 2 o 3 mesi, ci sono sempre stati, ne hanno sempre fatti anche gli italiani, quindi non esageriamo almeno con gli stupri, stiamo esagerando col numero degli stupri, però non è che possiamo dare la colpa solo agli stranieri. Per gli stranieri forse ne fanno di più rispetto ai nostri, per un motivo semplice, che arrivano qua. Non hanno una lira in tasca, però sono alti, robusti, pieni di forza, immagino anche pieni di testosterone, per cui a un certo punto è chiaro che se tu fai venire tutta questa gente, poi questa gente con qualcuno dovrà scopare, no? Perché quando hai il testosterone, hai 22, 23 anni o 20, è quasi fisiologico. Allora il problema non è quello di indignarsi o non indignarsi davanti agli stupri che fanno schifo, che siano commessi da un nero o da un bianco o da un giallo. Il problema è di non far venire gente più in questo paese. Gente che poi va in giro, non fa un cacchio in tutto il giorno, allora mi capisci che questi qui, se non lo mettono da qualche parte, esplodono. Non facciamoli entrare, chiudiamo queste benedette frontiere, chiudiamo i porti, basta. Noi abbiamo aiutato finché abbiamo potuto, adesso non possiamo più perché siamo saturi. Quindi, ma vai a farlo capire a quelle teste di minchia che stanno in Parlamento. Ecco, però Vittorio, poi succede che prendono questa bestia che ha stuprato, che prenderanno, spero, mi auguro, che prenderanno questa bestia che ha stuprato l'ottantenne. Sì, ma non offendiamo le bestie, eh? Eh? Ah no, già, hai ragione. No. Questo non offendiamo le bestie, perché le bestie non stuprano. Questo bastardo. Sono solo gli uomini. Questo bastardo, si può dire bastardo, sì, senza che si arrabbi nessuno. Questo bastardo che ha stuprato. Anche testa di cazzo si può dire tutto, però le bestie non c'entrano, poverine. Allora, prenderanno, hai ragione, prenderanno questo coso che ha stuprato, me lo auguro, la vecchietta, invece di tagliargli il pisello, lo tengono in carcere 15 giorni e poi lo mandano a spasso. Sì. E anche quello è il problema, che le pene non vengono applicate e non sono commisurate al reato. Sei d'accordo? No, sono d'accordo, perché succede questo, che quando un reato lo commetti tu, che sei un italiano, una persona normale, non ti concedono nessuna attenuante e ti mettono in galera. Poi c'è il sistema premiale, ma quello comunque lo si fa per motivi tecnici. Ah, invece se lo stesso reato che hai commesso tu lo commette un nero, questo ha 1000 attenuanti, il disagio sociale, una sorta di necessità dovuta all'emarginazione, cioè tutte queste storie vengono, diciamo, usate dalla giustizia per ridurre la pena.
concedendo delle attenuanti notevoli. Questo è il dramma italiano, ma siamo sempre legati alla presenza eccessiva di gente che non fa niente e quindi pesa sulle nostre tasche, sui nostri bilanci, e in più ci stupra anche qualche signora o addirittura qualche vecchietta. Questo è il risultato. Vittorio, ti ringrazio, noi abbiamo finito il tempo e soprattutto ti lasciamo al tuo lavoro, che è confezionare il quotidiano Libero, che potete trovare, ovviamente, come sapete, il mio pubblico lo sa, in edicola, ovviamente, tutti i giorni. Ringrazio il direttore Vittorio Feltri, alla prossima. Grazie. Bene, allora salutiamo, chiudiamo il collegamento con il direttore e cambiamo argomento. Allora, c'è stato nei giorni scorsi a Monza il Gran Premio, possiamo togliere anche il titolo sopra regia, perché c'è stato nei giorni scorsi a Monza il Gran Premio, e allora c'è stata anche la consegna di un premio, la 35esima edizione del premio Confartigianato Motori, che ho presentato io, ma non è questa la notizia. La notizia è che c'è una Brianza che cresce, con tanti imprenditori che, come diceva Feltri, cercano anche manodopera e cercano di andare avanti e di mandare avanti il paese. Allora vediamo il servizio di Fabio Abati sulla 35esima edizione del premio Confartigianato Motori nell'ambito delle manifestazioni per il Gran Premio di Monza. Sono quelli che fanno grande l'Italia, sono gli artigiani della Brianza. 35esima edizione di Confartigianato Motori, promosso da Confartigianato Milano, Monza e Brianza. Quali prospettive per il settore? Sostanzialmente 35 anni sono tanti e non si poteva interrompere questa grande tradizione. Confartigianato ha sostanzialmente 30.000 aziende in Italia associate, con 400.000 addetti, quindi in Brianza ha una grossa percentuale di questi nuovi modelli. E dov'è meglio che Monza un nuovo modo per stare sull'evoluzione, sulle tecnologie? Solo Monza può trasmettere questa immediatezza fra circuito, sicurezza, ambiente, piloti e l'evoluzione dei nostri grandi artigiani delle botteghe. Buonasera a tutti, ben arrivati a questa 35esima edizione del premio Confartigianato Motori. Io per lavoro faccio l'inviato di Mediaset e giro l'Italia a raccontare situazioni brutte, situazioni di disagio e un paese che non va. Per una volta invece mi trovo qui a Monza per raccontare le cose che vanno, per raccontare una Monza che lavora, produce e guarda al futuro, una Monza che è il tessuto di questo paese. Quanto è importante celebrare e anche premiare questa categoria, categoria di lavoratori di piccole e medie imprese, quasi familiari, che lavorano 18 ore al giorno? Quanto contano ancora per la nostra economia questo tipo di imprenditorialità? Conta tantissimo, l'ha detto lei nella premessa, sono degli eroi, gli imprenditori artigiani sono degli eroi che resistono nonostante la crisi, nonostante il mercato che fino ad oggi ha purtroppo sofferto. Nell'aver resistito gli artigiani si sono anche formati, non si sono fermati, non si sono pianti addosso, ma hanno cercato di resistere formandosi, cercando di mantenere all'interno delle proprie aziende i dipendenti migliori che hanno formato negli anni con grandi sacrifici. Oggi sembra che ci sia una certa ripresa, noi siamo pronti, gli artigiani sono pronti. Mi sembra anche giusto riconoscere queste cose che sembrano cose scontate, sembrano una routine, ma in realtà sono quelli che non sotto i riflettori durante tutto l'anno resistono e tengono in piedi questa società, quest'Italia. Viene premiata come impresa femminile di APA Confartigianato. Buonasera, piacere, il suo nome? Claudia Eroldi. Claudia Eroldi dell'omonima carrozzeria. C'era un po' di diffidenza da parte degli uomini a vederla occuparsi della loro carrozzeria, oppure è sempre stato facile? Ma inizialmente insomma non tanto, anche perché la figura di una donna o ragazza in carrozzeria in realtà non era, di solito era difficile trovare una ragazza in carrozzeria, anche solo come impiegata. Adesso invece in realtà ogni carrozzeria comunque una figura femminile, un'impiegata c'è,
quindi appena iniziato, insomma, soprattutto in un paese, tutti ne parlavano, insomma. Adesso invece ormai è diventata un'abitudine. La motivazione del premio a Tino Brambilla è la seguente: riconoscimento ad uno dei volti brianzoli più amati del mondo dei motori a 360 gradi, con una vita dedita alla pista e all'officina e una capacità memorabile di governare le due e le quattro ruote. Io non ho più niente da dire. Non è vero che non ha più niente da dire. Quello che ho detto, che ho fatto, ormai lo sanno tutti. Però ecco, una vita di impegno e di lavoro serve anche per le nuove generazioni che magari tendono un po' a sedersi. Le nuove generazioni bisogna aiutarle quando corrono, non quando stanno morendo. In questi giorni è nata una battaglia perché si avvicina l'approvazione della la nuova legge di bilancio, e mentre Confindustria chiede finanziamenti per le imprese, 8.000 euro, una riedizione per ogni lavoratore giovane assunto, noi diciamo un'altra cosa, che la formazione passa attraverso un contratto che è quello dell'apprendistato, che con il Jobs Act è stato massacrato. Non ci sono scorciatoie, per imparare un lavoro bisogna apprenderlo, quindi le nostre scuole non sono ancora completamente attrezzate. Bellissima è l'alternanza scuola-lavoro, c'è una parte di formazione teorica, quella pratica si fa nelle aziende, tutto lì. Più di così, qual è il messaggio di speranza per il nostro paese, per i giovani del nostro paese, se non questo? Io credo che la sinergia, il gioco di squadra, un sistema targato Monza, targato Monza e Brianza, riescano a risolvere tanti problemi, riescano a portare a casa importanti risultati. Per cui la mia amministrazione lavorerà proprio sotto questa stella polare, cioè quella del gioco di squadra, quella di fare dei tavoli, perché io dico sempre che più teste ragionano meno di meno teste, quindi da parte nostra i nostri artigiani troveranno le porte spalancate perché insieme si riescano a vincere le sfide del futuro.